organi di garanzia che ha il nostro sistema costituzionale. Il più alto, il più nobile, il più importante, quello che i cittadini devono riconoscere immediatamente, è la figura del Presidente della Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica Italiana, noi abbiamo avuto, il primo Presidente è stato un Presidente provvisorio, perché la Costituzione non era ancora pronta, non si sapeva come leggerla, quindi dopo i re, noi in Italia abbiamo avuto come capi di Stato, dal 1861 al 1878, Vittorio Emanuele II, finché eravamo in monarchia, dal 1878 al 1900 Umberto I, ucciso da Gaetano Bresci, dal 1900 al 1945 Vittorio Emanuele III e dal maggio del 45 fino a 7 giugno del 46, perché poi ci passano 5 giorni tecnici, abbiamo avuto il re di maggio Umberto II. Dopodiché come capi di Stato abbiamo avuto Enrico Di Nicola, Presidente della Repubblica provvisorio fino al 48, dal 48 abbiamo Presidente della Repubblica effettivi. 48-55 è stato Luigi Einaudi, esponente del Partito Liberale, 55-62 Giovanni Gronchi della Democrazia Cristiana, dura 7 anni, avete già capito, 62-64 dura 2 anni perché c'è una malattia in corso, Antonio Segni della Democrazia Cristiana, 64-71 Saragat del Partito Socialdemocratico, 71-78 Leone della Democrazia Cristiana, 78-85 Pertini socialista, 85-92 Cossiga Democrazia Cristiana, 92-99 Scalfaro Democrazia Cristiana, 99-2006 Ciampi Livornese senza partito, 2006-2013 Napolitano riconfermato e poi dimissionario 2013-2015 del PDS, poi DS, poi PD, 2015-2022 Mattarella, ex democristiano, poi appartenente al PD, 2022 ora, ho portato 2015 a ora e l'incarico finisce nel 2022. Il Presidente della Repubblica è un organo di garanzia, è il capo di Stato, è il massimo garante del nostro dettato costituzionale e è una figura che non è eletta dal popolo. Non è eletta dal popolo, giustamente, perché altrimenti non si tratterebbe di repubblica parlamentare, ma di repubblica presidenziale, come negli Stati Uniti. Noi invece abbiamo fatto una scelta di una repubblica parlamentare, non di una repubblica presidenziale. Il Presidente della Repubblica firma le leggi e, come abbiamo già detto, se trova incongruenze costituzionali o vuoti legislativi pericolosi che la legge può dare, a quel punto il Presidente della Repubblica può non firmare la prima volta e mandare delle osservazioni. Il Presidente della Repubblica è eletto in seduta comune dal Parlamento per i rappresentanti delle regioni. Ci vuole una maggioranza qualificata nei primi scrutini e poi basta la maggioranza assoluta. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Il Presidente della Repubblica nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale che sono nominati dal Presidente. Il Presidente della Repubblica può nominare dei senatori a vita. Senatori a vita sono persone, massimo 5, dice la Costituzione, qui non è interpretabile se massimo 5 per ogni presidente o massimo 5 totali, sono persone importanti che hanno dato un ruolo, un lustro al paese e che il Presidente della Repubblica gli dà il ruolo di senatore a vita. Una volta che raggiungono però il ruolo senatoriale, anche questo è fonte di dibattimento piuttosto importante, perché poi sono senatori a tutti gli effetti. Votano la fiducia al governo, votano le leggi. E qualcuno dice, ma se poi cominciano ad essere troppi, non è che inquinano?
Non è che, per esempio, oggi il governo potrebbe aver bisogno di 2, 3, 4 senatori e i senatori a vita potrebbero decidere la vita o la morte di un governo. A quel punto si perde la forza del voto popolare. Senatori a vita sono di diritto gli ex presidenti della Repubblica. Per ora in vita ce n'è uno solo, Napolitano. E gli altri nominati dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate, anche se magari non ha mai fatto il militare, però è il ruolo che gli spetta, e un'eventuale proclamazione dello stato di guerra, cosa che non è mai avvenuta nella Repubblica, perché quelle che sono state fatte, qualcuno dice in modo truffaldino, sono state delle missioni di pace, in realtà per qualcuno erano delle guerre vere e proprie, per altri no. Un'eventuale dichiarazione dello stato di guerra, pur rispettando l'articolo 11 della Costituzione, lo deve fare il nostro Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica deve gestire le crisi di governo e gli inizi di legislatura, ascoltando tutti i gruppi parlamentari e aiutando la formazione di un governo che abbia molte possibilità di ottenere la fiducia da parte delle due Camere per potersi insediare. Ok?